weiß Bescheid. Nintendo. Salve a tutti, vorrei parlarvi oggi della Philips 830A, una radio costruita interamente in bacheliti dalla Philips nel 1931. Questa in particolare è stata costruita in Olanda. Aveva ben 5 valvole e poteva captare onde medie e onde lunghe. Questo esemplare in particolare è funzionante, può funzionare anche a 225 volt, è completa ed è mantenuta molto bene. Una caratteristica importante di queste radio è l'altoparlante. Questo altoparlante è un altoparlante a spillo magnetico con 4 poli e dà la generosa dimensione di ben 28 cm. Il valore di queste radio è medio-alto, in Italia era conosciuta anche come coda di pavone, per via del motivo ornamentale. Da questo modello in particolare è stato sostituito la tela dell'altoparlante dal precedente proprietario. Io l'ho acquistata da mio conoscente. Per smontare questa radio e avere accesso all'elettronica, bisogna togliere i due pomelli, il pannello posteriore, sganciare lo chassis da sotto, il telaio, fare qualche foto, importantissimo, e poi estrarre tutto il complesso elettronico. Bene, questo direi che è tutto per la nostra Philips 830A del 1931, detta coda di pavone. Arrivederci alla prossima radio. Nintendo.